Allora, aprile 2024, non so da dove cominciare perché io non so a che parallelo dovremmo scendere per avere mango così gigante, così in fiore. Siamo al 44esimo parallelo a Ventimiglia, nella conca d'Africa, col prof Fazio e la sua compagna. La sua compagna nonché aiutante. Io sono Max Gaetano, sono rientro da un viaggio in Spagna e Portogallo per testare i microclimi tropicali, passando anche dalla provincia di Malaga e Granata, laddove ci sono i vivai che vendono al prof, soprattutto in zona di Motril, queste qualche sono piantine di Piantine due piccole. anni, no? Sì. Beh, io non so, dimmi veramente siamo 44esimo parallelo, Ventimiglia, a Sì, siamo latte, qua, alla frazione siamo qua, siamo latte, qua, ma questa sì. conca d'Africa, cioè già. Qua è particolare, già rispetto a Ventimiglia, che è Sì, solo a cambia. 4 km, cambia di 2-3 gradi. Sì. Quindi, Che sono cambia. Già la tantissimi, provincia di Imperia è uno dei microclimi migliori d'Italia, meglio anche di quello di Catania per quanto riguarda la minima. sì. Per quanto riguarda le minime, ce la giochiamo. Invernale, adesso Sì, parlando. sì, sì, Catania sì, sì. c'è neanche 5 gradi la Ma minima. anche qua, eh. Ma non nella conca. No, anche qua ogni tanto. Ah sì? E allora è ancora più incredibile quello che Sì. riesce a fare. Perché il vivaio Torre, noi siamo stati il vivaio Torre in Sicilia, quello famoso, che voi compri anche un piantino da Sì, noi. assolutamente. Non me li ricordo così grandi e soprattutto poi andremo a vedere, come dire, la punta di diamante Sì. che loro hanno anche le serre un po' più coperte, questo è tutto bucato. E queste sono da battaglia Per ormai. non parlare della prima serra che ce l'ho aperto. Prima serra ce l'ho aperta completamente, sì. Non ha più la copertura sotto. E ho i manghi, ce l'ho Ma aperti. è normale questa cosa qua che sto vedendo? No, 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 no. questa piccolina è tutta aperta. È bellissima. Quindi già è una cosa strana, pazzesca. In più ci sono varie testimonianze di professionisti del gusto, non so, come i fruttariani per esempio, secondo me che ho testato i mango un po' in tutte le parti d'Europa e anche quelli provenienti ovviamente dai tropici, Certo. ma vabbè, potrei essere di parte perché ormai ci conosciamo e tutto quanto. Dicevamo, potrei essere di parte perché io profilo, ma ci conosciamo da un po' di tempo, terza intervista, tra l'altro una fatta d'inverno, una d'estate, questa in primavera, ma anche quella d'autunno. Sì. E il gusto, quando ho provato il mango del prof, io sento l'acidità, molto sensibile all'acidità, zero, zero. E allora magari la gente può dire, perché lui usa le tecniche che hanno usato anche in Giappone, che lo prende quando rimane in mano o quando è appena caduto. Ma ci sono chef importanti, comunque professionisti del gusto, che ti hanno detto cosa? Mi hanno detto che manghi così è difficile provarli. Parliamo di gente che ha testato manghi in Di tutto il gente che ha mondo, testato manghi in tutto il mondo, certo. no? Tu che arrivi comunque dall'Argentina, che è una terra quasi Ti tropicale. dico che la prima volta che l'ho provato a mango è stato con lui, perché mai l'ho proprio, il gusto è impressionante, no? Non mai avete mangiato un frutto del genere. Tracce di acidità le hai mai sentite nel mango È di buonissimo, Pierangelo? Hai mai sì. sentito acido sul mango? No, tutto dolce, una Sì, dolcezza impressionante. zero. Non esiste mango di via aerea, che ne so, quelli che arrivano in Italia, paragonabile al tuo. E parliamo anche non solo di quelli. Raccolti a maturazione giusta, eh. Sono maturi oggi, li ho raccolti Tanta oggi. varietà di mango. Anche Sì, qua il mango come fanno i giapponesi in vetta marocchina. sì. Però io ho provato anche in zone, diciamo, della Spagna, della Sicilia, a vedere che mi rimaneva in mano a mangiarlo, non è la stessa cosa Ma io ti ringrazio, io mangio solo i miei ormai. Io non li compro più e mangio solo i miei, quindi del tuo. non. Qua quanti fiori abbiamo? Qua ne ho milioni. Sì. Di tanta varietà di mango, sì. Ci vuoi raccontare cosa fa la cerimoia? Quando va col pennellino? La cerimonia. Quella lì sopra quando la vado a Sì, fecondare. vanno a fecondare con un periodo piccolino,
una per una ti canto. Quanto tempo rimane a fare questo lavoro? Io rimane, c'è tanto amore per la pianta che me l'ha trasmesso. Tu adesso gli darai una mano perché qua tutto da solo lui ha costruito, me no? Mi ha trasmesso tanto l'amore alla pianta che io della pianta è zero. Ora se tante cose, impressionante. Non è che nasce dal nulla, no? Almeno come tradizione. Come tradizione i miei erano coltivatori, quindi diciamo che queste serre hanno 50 anni. Quindi parliamo degli anni... Papà, degli anni 60. Sì. Torre doveva ancora portare l'avocado negli anni 70? Qua mio papà aveva l'orchidea, quindi... Primo in Italia? Sì, uno dei primi assolutamente, sì. Uno dei primi a fare l'orchidea da fiore recinto. Se lo sarebbe mai immaginato tuo padre che negli anni 80 tu avresti portato i tropici? Mio papà, grazie, devo dirlo, al professor Paglietta, che era il mio docente di coltivazione tropicale all'Università di Torino. Torino? Dove? Mi aveva dato delle piante di passiflora e venivano allo spettacolo. Qua. Ma avevi fatto un test? Avevo fatto un test, parliamo del 79, 80, 81, quegli anni lì. L'epoca di serra erano tutte perfette. Le serre erano bellissime, ma in serra non potevo metterci niente, guai, c'erano tutti i fiori, quindi l'ho messo tutto fuori. Poi nell'85 è arrivata quella famosa gelata e mi è morto tutto. Ah. Arrivò quella gelata. A Milano crollò il parassetto. Sì, quello dell'85. Però fino all'85. Quindi ricalcoliamo le tappe storiche del mondo. Il mondo occidentale, il mondo europeo. Anni 50 in Spagna introducono l'avocado e le piante tropicali. Anni 60 tuo padre, comunque parliamo di Ventimiglia, introduce prima in Italia l'orchidea da fiore reciso, sì. Anni 80, anni 70 Torre in Sicilia porta le piante tropicali, l'avocado e li fa conoscere tutta la Sicilia. Sì. Anni 80 tu cominci con... I primi anni 80 comincio con la maracuja. Che in Portogallo sono arrivati dopo di te, perché in Portogallo cominciano, diciamo, con l'avocado nel 2010-11, mi pare, quindi 30 anni dopo di te. Sì. Tu qua cerchi di mettere le cose più prestigiose, no? Perché certo potevi mettere anche l'avocado negli anni 80. Potevo mettere l'avocado, ma qua io ho cercato di avere tante varietà per vedere poi quella che viene si adatta meglio, sia come habitat delle piante. Questa qua è quella che si adatta meglio come suolo. Questo è il Kensington. Sì, come questa, suolo è quello che si adatta meglio. Questo è l'Irving. L'Irving, e di là? Di là abbiamo il Kent, abbiamo il Kit, abbiamo il Tommy Atkins, il Dashiri, che è un mago indiano, e l'Austin. Tanta gente nei video delle interviste chiedeva del Mallica. Dov'è il Mallica di sopra. Di sopra. Il Mallica me l'hai fatto assaggiare. Buono. Mamma mia. Non so se te lo ricordi, ma ti chiamai e ti dissi dammene un acerbo. Sì. E tu giustamente, sì. No, acerbo non te lo do. A proposito, cos'è questo? Questa è la Psidio guayaba. Mirtace, la guava. Una mirtace. Che io mai mangio perché tutti i frutti che hanno tracce o più o meno grosse di acidità non li mangio perché non mi piacciono, ma anche perché per motivi scientifici mettere cose acide in bocca, no? Cazzo, questo incredibilmente c'ha tracce infinitesimali, cioè quasi zero. È un'altra cosa rispetto a quello che mi permette. Com'è possibile? È raccolta al momento giusto. L'hai raccolta un poco fa? Raccolta un'ora fa, sì. È incredibile. L'altra volta mi avete visto che mangiavo l'egg fruit. Sì. Dopo sì. Andiamo a vedere come sta la pianta di fruit. La cava bene, eh. Dopo la vediamo. Sta bene. Dopo la sì, vediamo. Sì. Famoso com'è il nome scientifico? Poteria campeciana. Poteria campeciana. Sì. È tipica del Messico, sì, e della zona del Campeche, quindi il Campeche, che è un po' strano avere 20.000, no? È parecchio. Sì. Però cresce bene, dai, quest'anno ha fatto qualche frutto. Senti, già che ci siamo, diciamo, nella serra a cielo aperto c'è una cosa che è impossibile che tu abbia a cielo aperto, no? La mela rosa. La mela rosa, sì. Che è tipica
paralleli molto più, molto più bassi, sì, sì, più bassi, più tutti i maghi a cielo aperto, più tutti i maghi, sì, questa varietà qua si scansa, sì. Cioè, ricordiamo che queste cose a malapena vengono in Spagna, che va dal 44esimo parallelo del nord, dove fanno l'insalata al nord, certo, ma al sud arriviamo al 37esimo, perché poi Tarifa è al 35esimo. Ogni grado sono 110-111 km. E tu sei sopra di quasi 1000 km alla costa di Malaga e Granada, e hai cose molto più buone delle loro. Perché noi siamo stati lì, abbiamo dormito anche in case che erano piene, perché lì tutto è pieno di proprietà. E abbiamo raccolto, no, l'avocado, i mango, così. Tu cioè, se magari mangi un mango, sì, in giro che non è suo, che differenza c'è? Non lo mangio perché lo vedo anche... Lo vedi dal colore, sì, dalla forma, dall'odore? Sì, no, non lo compro e lo mangio. E quegli indiani che ha lui, come sono? Sì, no, sono buoni. Sono spettacolari. Senti, andiamo a vedere... Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Dai. Ma comunque così in fiore è una cosa pazzesca. Sì. Andiamo. I nostri amici in Spagna che abbiamo conosciuto anche nelle comunità Fuggidore in provincia di Malaga e Granada, facciamo un pezzo di intervista, sì, in spagnolo. Sì. Io parlo italiano e sì, tu mi rispondi in spagnolo. Ci puoi raccontare come ti ha trasmesso la passione per le piante e quando hai capito che quello che sta facendo Pierangelo è qualcosa di eccezionale? Sì. Lo primo cuando lo conocí, que me contaba de toda esta historia del tema de las frutas tropicales, yo no me lo imaginaba que me iba a enamorar tanto de la transmisión que él me dio. Es impresionante, no solamente de la transmisión de la planta, también cuando uno que recoge la planta, o sea que agarras un fruto y lo probás, aparte, y todo lo que haces, porque la planta viene a lo último, después está de limpiar, de venir a ayudarlo, y aparte lo veo a él enamorado, porque todo lo que hace se enamora. Y bueno, lo ayudo a Anke también a aparte de recoger la fruta, a repartirla, a muchas cosas, lo acompaño en lo que más puedo. ¿Qué es su premio? Después es el mango, el kit, ma sí, non è solo il fiore. Quanti riesce a prendere i frutti? Piena, è llena de fruta, llena. No solamente esta, toda la cantidad de plantas que él tiene, porque bueno, esta es una de las serras, pero tiene varias serras y bueno, no solamente tiene el mango, sino también lo que es la chirimoya. Otro fruto que también no me acuerdo más nada del verde que tenía en la casa, es riquísimo. Y son muchas frutas tropicales que hay acá dentro en esta campaña, que bueno, la transmisión es grande. Y qua non siamo tropici, no? No. Come fa? Non siamo neanche in Sicilia. Es el único, acá. Non siamo in Andalusia. Y lo llaman y vienen y yo me... Senti, a me viene da dire, ma dovremmo organizzare una conferenza dove tu spieghi come riuscire a fare cose incredibili come un frutteto tropicale. Sì, a Milano. Dobbiamo farlo a Milano. Sì. Ma tu puoi spiegare anche in maniera più o meno tecnica, più riguardo i gradi, riguardo l'umidità, riguardo quanto beve la pianta, perché parliamoci chiaro adesso. La gente, sfatiamo il primo mito che c'è, no? Ah, allora adesso è facile con il riscaldamento globale, il Mediterraneo più caldo. Io ho avuto 2 anni di siccità qui e non c'era fiore. Siccità intendiamo che già piove poco, sì, sulla provincia di Imperia. Sì. Qui non pioveva. Cioè, quando piove a Ventimiglia, perché io arrivavo a volte a Ventimiglia, qui no. Sì, qua 2 anni queste piante non ho. Pero yo este año esperaba, yo lo ves como que lo ves así todo lleno de... Y digo, yo lo esperaba, lo veía, era la emoción, porque yo creo creo mucho en la transmisión del amor y todas esas cosas. Yo este año,
para mí, él me dice, mira, cuando dice, mira, está llena. Y todos los días cuando viene me manda las fotos o vengo y la verdad que... Insomma, tu comunque stai imparando, sì, e sarai un valido aiuto anche, sì, qua nella, sì, nella... grazie a lui sto apprendendo moltissimo. Dicevamo la cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo di andare di sopra a vedere il sapote giallo. Ah. Detto Canistel, Eggfruit, potere a Campeciana, diamogli anche il suo nome. Potere a Campeciana, ecco. Zapote, che, sì. Amarillo, sì. Zapote Amarillo, come, sì, come si dice? Zapote Amarillo. Zapote Amarillo. Sì, che credo che è più nella zona del Perù, no? Il Perù e il Messico. Sì. Il Messico. Sì. Io a Messico. Prof, dove siamo qua? Siamo in Serra 2. Sì. Sempre bucata, i sempre dati, bucata, sì, 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 questa qua ha visto di tutto, grandinate, alluvioni, di tutto. Dicevi che c'erano giusto due o tre? Sì, sì, giusto un pochettino di sapote giallo. Sapote giallo, che abbiamo, sì, detto il nome scientifico è Poteria Campeciana. Sì. Questa pianta è una carica. Pianta. Questa è carica, sì. Siamo a inizio aprile. Siamo a inizio aprile, questi qua sono maturi tra... Parliamo di uno dei frutti più mesetti, buoni del mondo, detto da un fruttariano. Sì. Che a questo livello, guarda, solo per me, dal mio punto di vista, solo la pesca gialla a luglio-agosto in Spagna, che è una cosa, o la mela rossa star, che quando ha la maturazione stracompleta. Ma questa, siamo oltre il durian. Siamo oltre il durian. Sì, questi qua sono... sono buoni, bisogna mangiarli maturi assolutamente, perché sennò sono molto astringenti come il caco, quindi bisogna mangiarli molto maturi. Ma quando sono maturi? Parliamo di un dolce, non c'è un dolce che è paragonabile a questo. È particolare, molto particolare, sì, 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 sì. Una crema. Se dicono che il durian è la crema catalana dei fruttariani, sì, sì, questo è una cosa che è inventata nuova, che non esiste. Sì, questa è veramente una crema, sì. È veramente una crema. Quest'anno ne ha fatti parecchi. E quindi è sempre normalissimo che qua per potermo parallelo non abbiamo. Da me sì. È normale. E in Sicilia, no? È vero che ci hanno detto tutti i cani, ma è strapieno di potere campeciano in Sicilia. Tutti, ogni angolo. Perché io l'ho visto, un po' di piante, di anche papaya a cielo aperto, avocado, come se piovesse, ma potere campeciano l'ho vista in serra. Sì, 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 è qualcosa di... Dal tuo amico tuo. Sì, qualcosa di eccezionale questo. Come dicevi prima, tra l'altro, avete avuto lo stesso professore... Abbiamo avuto lo stesso professore all'Università di Torino, sì. Professor quindi, Paglietta, sì. E quindi tu compri un po' da lui e un po' da Motrin, no? Perché comunque lui non riesce a vendere... Sì, io... Perché ha un sacco di richiesta, quindi non riesce a coprire. Sì, e adesso sono riuscito a trovare, grazie a Valeria, un mango particolare, di cui non ti svelo ancora il nome, ma te lo farò assaggiare. È dell'Indonesia, viene dell'Indonesia. E quindi te lo farò possiamo assaggiare. Dire colore, no? Nero. Beh, buccia nera. Sì. Buccia completamente nera, sì. Sì. È un manghetto piccolo così, da 80 a 100 grammi. E tu non l'hai mai visto? No, mai visto e non l'ho mai assaggiato. Quindi, quindi hai trasmesso qualcosa che ha creato qualcosa, sì, di nuovo? Sì. Perché... adesso vedremo. Quando sarà in fiore, poi... vedremo se andrà a frutto. Senti, torniamo a smitizzare quel fatto che fa più caldo, allora devi ciucciano più acqua col caldo. No, il caldo esagerato incontro persone, con questo caldo quest'anno chissà che buona produzione. No, scorso è stato un disastro. Sei costretto? È stato un disastro. Ah, non so, non ti basta neanche l'acqua che gli dai. No, un disastro, perché non... Lì a cielo aperto la cerimonia è due anni. È due anni che non fruttifica. E prima faceva delle cose così. Sì, da 800-900 grammi di frutto. Anche perché è un conto che innaffi in serra, che un pochino l'umidità è trattenuta, no? Sì. Ma quando innaffi fuori, in 10 minuti è tutta evaporata, no? Non serve a niente, bisognerebbe innaffiare giorno e notte. Dovresti avere, come fanno in Spagna, l'impianto a goccia e tenerlo sempre acceso. Sì. E adesso anche in Portogallo. Per forza. No, perché a proposito di smitizzare,
tutto questo fatto, l'avocado chissà quante litri d'acqua che ruba, no? Invece studiando gli studi scientifici siamo arrivati a che prende meno degli agrumi l'avocado. No, l'avocado non vuole tanta acqua. No, certo, anzi, rischia di marcire sotto. Sì, queste piante qua vogliono tanta acqua. Questo sì. La cerimoia vuole tanta acqua, la papaya vuole tanta acqua, il mango quando fiorisce e va a frutto vuole tanta acqua. Sì. Invece l'acqua gli impianti tecnologici in Spagna e Portogallo addirittura arrivano a 500 litri di acqua per un chilo di prodotto. Troppo, purtroppo, qua non ci riuscirai. Quindi tu però nonostante questo riesci a tenere in vita la cerimoia, riesci a tenere in vita un sacco di piante. E sopra cosa ci abbiamo? Sopra cielo aperto abbiamo delle sorprese, perché abbiamo il marghifiore e cielo aperto. Prof, qui allora, qui facciamo la prima intervista in inverno dove si vedeva il mare. Che è successo qualche giorno fa? È venuto un vento a 100 km all'ora. Sì. E questa pianta era carica di era fiori? Carica di fiori, ha seccati tutti. Cioè le molecole del freddo portate dal vento freddo? Gelido. Da est immagino veniva. No, arrivava di là. Da sud-ovest? Di Beccio. Da sud-ovest. Sì. Ah, caso, pazzesco. Ha seccato tutto. Sì. Vuoi ricordare anche in proposito, sono i danni che ogni tanto che devi affrontare delle situazioni. Sì. Vogliamo parlare di quando c'è stato anche l'incendio e se non era per qualcuno qui presente, che non sono io, che ti ha dato un supporto morale, ti ha spronato a continuare perché stavi morale. Per abbandonare una cosa che tu sei la punta di diamante in Europa delle piante tropicali. Questo permettimi di dirlo. Io ti ringrazio, anche se non è vero, però dai. Insomma. Ho avuto un bel aiuto morale, non solo morale, anche proprio lavoro, aiuto proprio a livello perché di mano. Hai affrontato d'opera. Un incendio che ti stava distruggendo i legni che tengono tutto, un incendio sotterraneo, no? Sì. Stava distruggendo tutto il lato strada. Sì, e quindi è stato... Se non c'era... No? Che dici? Tu cosa dici di questa cosa? È un momento difficile, era un momento difficilissimo. Non è tutto rose e fiori qua, no? Però siamo usciti ad andare avanti, allora siamo contenti, come il primo giorno che mi ha fatto conoscere la pianta, tutti le piante, allora siamo felici di questo. Insomma, grazie Valeria. Certo, assolutamente sì. Assolutamente la sua volontà, perché la sua volontà è proprio una cosa di meraviglioso. Com'è che l'hai convinto a ritornare in serra? È il sacrificio che fa sempre per venire con l'amore che lui viene tutta la mattina, perché sta tutta la mattina e parte del pomeriggio quando può, perché... D'estate a 40, 50 gradi, quant'era sera? Sì. Nei sera arriva a 45. Sì. E non ho le aperture che possono aprire e chiudere. No, perché io sono stato a 45, ma a Siviglia con umidità praticamente si stava da Dio. Invece in sera 45, umidità 80-90 immagino. Non è facile. Anche del caldo, l'altra... E quindi tutta la tua traspirazione non esiste, il sudore... Non, tutto il calore non esce, stai fatichi parecchio. Stai poco. Sì, non si può stare di più. Senti, questa tu comunque col famoso amore di cui parlavamo riuscirai a riportarla l'anno prossimo. Sì, sicuramente. Sì. Sicuramente. Quest'anno ormai è compromessa. Sì. Certo. Senti, siamo vicini a qualcosa. Cosa ci abbiamo qua? Abbiamo una mela rosa. Mela rosa, spiega bene che cos'è la mela rosa. La è mela questa? Rosa, sì. No, dai. Sì, perché io ricordo che me l'hai fatta assaggiare e c'ha un gusto non delicato di più. Sì, fa un frutto che ha la consistenza di una piccola mela e ha il sapore dei petali di rosa. Di petali di rosa? E della famiglia? Mirtacea. Sì. Quindi il nome scientifico? Zigigiu. Jambos, l'ho detto bene, spero. Zigigiu Jambos. Sì. Io ricordo solo la semina triloba perché a settembre sì. Ogni tanto mi vado a prendere un po' Anche questa ha preso un po' di vento. Vento gelido. Sì.
qua sotto era più protetta, infatti i getti nuovi sono belli. Com'è questo frutto? Ti piace? Sì, sì. Mi piace, mi sorprende cada frutto che vengo qua in campagna. Ha una delicatezza che... Ah, sì, mangiarla qua... Mangi la rosa. Della volta che mangiamo qua in campagna è eccezionale. Certo, che dici, andiamo al terreno e ti trovi tutto questo ben di Dio, certo, nato dal sacrificio, sì. Cioè non nato dal nulla. Esatto. Senti, adesso ci manca l'unica diciamo zona del terreno produttiva a livello di punta di diamante europea che non abbiamo mai fatto nei video. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Scusa, allora qui vedo una cosa incredibile. Innanzitutto faccio vedere dove siamo, pienamente a cielo aperto, neanche le parvenze di serra. E tra l'altro adesso diciamo anche cosa c'hai, ma partiamo sì. Da questo, che cos'è? Questa qua è una margotta di Pineapple Pleasure, che è un mango ananas. Mango ananas, una margotta, mi stavi sì. Spiegando, e quando, cioè come la talea, no? Hai tagliato un sì, ramo? No, lo speli, no? Prendi un ramo, lo speli, lo lasci attaccato alla pianta, non è che lo stacchi, Lo speli e ci metti la terra intorno e poi ci metti una bottiglia qualcosa, lo lasci lì 2 mesi. Poi vedi che fa le radici, tagli, lo piano. Ma dai! Questo verrà? Questo dovrebbe certo, iniziare. In base anche alla siccità, perché sì. non hai sì. l'umidità della serra. No, esattamente. Però verrà. Verrà, io penso di sì. Gli do buone speranze. Quindi avremo un mango in pienaria. Ananas in pienaria qua, sì. Più quelli, perfetto. Tutti quelli che abbiamo visto prima. Tutti gli altri qua sotto, nella serra che è tutta aperta. Sì. Senti, io direi di far vedere, questo è il Kombawa Citrus Istrix, è un frutto del quale si usa soltanto la buccia. Senti che profumo che ha, è buonissimo, e assomiglia questo profumo a cioè sembra forno, sì, è qualcosa di molto particolare, è un agrume, un agrume avocado. Questo dicevi che avocado è? Questo è il bacon. Il bacon? Sì. E fa, interagisce con l'altro avocado che è una varietà di As. Una varietà di As, però quella lì ha preso il vento, molto sensibile. Ha preso al vento, il vento. È sensibile ai nostri terreni, perché noi abbiamo dei terreni molto calcarei. E questo invece? Lui è adattato benissimo al terreno calcareo. Quanti anni ha questo avocado? Oh, 2 anni e mezzo. Come questo? Sì, quello però ha patito. Sì. E là cosa abbiamo là in fondo? Là abbiamo un Chico Sapote. No, è impossibile, un Chico Sapote. Un Chico Sapote. In plein air? Sì. Impossibile. No. Dai. Questo è un Chico Sapote. In Sicilia ce li hanno, in plein air? Devi chiedere, non lo so. A Motril? Penso di sì. Sì, a Motril stanno iniziando anche con jackfruit. Vedi. Questo è un Chico Sapote che sopravvive in plein air. Adesso vediamo se quest'anno mi fai fiori. Ma dai. E là tutto bello verde, e là è verde, verde. Poteri a lucuma. La lucuma. La lucuma sì. Che no, dal Perù invade tutta l'Argentina. Sì. Non ci... e tu hai visto che c'erano dei frutti attaccati, no? Sì. Valeria, dove sono? Sì. Facci vedere i frutti. Sì. Allora io ne vedo uno là. Sì. Tu ne hai visti altri, no? Sì, ho visto. E uno là. La vedi? Ma dai, la lucuma al 44esimo parallelo è normalissimo, no? Sì, certo. Non sei la punta di diamante. C'è anche l'altro però laggiù che è troppo lontano, che lo vedo di qua, non so se tu lo vedi. Dritto. Pazzesco. È piena, sì, ci dicevi quanto ci mette a maturare la lucuma? Un anno. Sì. Quindi questi li mangerei fra un anno? No, questi sono già un po' grandi, saranno pronti a ottobre. Hai capito? Sì. E immagino rispetto a quelli commerciali, ma senti, tu devi avere una pozione magica, perché sì. Com'è che di ogni specie, sì. di ogni categoria, di ogni varietà, sì. sei 10 volte, 100 volte superiore a quello che è in commercio? Com'è possibile? Non lo so, Max, non lo so davvero. Tuo padre ti ha trasmesso. Mio padre era eccezionale, sì. Aveva un modo di coltivare eccezionale.
immagino avesse un approccio. Sì, certo, poi mi ha dato gli input necessari per fare quello che poi ho fatto. In più hai avuto anche dei buoni professori. Ah, ottimi, assolutamente. Gli stessi di Torre, no? Sì. Salutiamo infatti, Torre. Ne abbiamo parlato per telefono dei nostri insegnanti. Non mi ricordo questo qua, dico, se mi ricordo. Ah sì, è vero, si chiamava così. Certo. Abbiamo fatto un'intervista al figlio di Torre e magari mettiamo il link sotto nel video. Benissimo. E direi che con questo... Là c'è le Calandre, la famosa... una delle pochissime spiagge sabbiose, no? Sì, esatto. Siamo proprio sopra, quasi sopra le Calandre, no? Là cosa c'è? Là i giardini Embori. I giardini Embori? Sì. E la baia di latte. La baia di latte, subito dietro c'è Mentone, giusto? Subito dietro c'è Mentone. E Monte Carlo. Sì. Hai capito. Insomma, sei tra la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra. È un posto bellissimo. Sì. Sì. Grazie. Di una chiusura in spagnolo. Una chiusura in spagnolo. Sì, di ci rivediamo. Vediamo la prossima. Ora, quando esté tutto il frutto, le vamos a mandare il video per vedere tutto il frutto. E bueno, muy contenta. Ti possono trovare su Facebook? Nel Facebook dobbiamo fare un Facebook. No. Ah, no, dico magari pubblichi le foto dei fiori con dobbiamo fiori. Fare un Instagram o un Instagram. Sì, o... sì, te mando il link nell'Instagram che vamos a hacer. Sì, lo voy a hacer. Vamos a hacer. Te lo voy a mandar.